Mattinata particolare, intorno alle 11 nella lunga degenza dell'ospedale Maria Immacolata Longo di Mussomeli, per il dono da parte di privati delle divise agli infermieri. Dotazione di divise dunque evidentemente anche per il cambio per i 14 operatori della lunga degenza, come anche due televisori donati dalla ditta dei fratelli Barba SNC di Mussomeli da utilizzare nelle stanze dei degenti. Ed è stata proprio esattamente la caposala Giusy Sorge a ringraziare a nome dei degenti la ditta benefattrice. Una nuova donazione per l'ospedale che segue quella che è già stata fatta per la medicina, adesso anche per la lungodegenza che, come dire, è avviata un po' in maniera rocambolesca qualche mese addietro. Comunque ci siamo. La cosa importante, ristora i pazienti. La cosa importante è che ci siamo, andiamo molto bene, e abbiamo dato un servizio e continuiamo a dare un servizio importante per la cittadinanza con la lungodegenza, e tramite uno stretto collegamento con l'altro reparto che è quello della medicina, in modo tale da poter garantire una continuità assistenziale e quindi anche uno scarico dal punto di vista delle non tanto responsabilità ma fatiche che i familiari hanno in maniera, come dire, in Inghilterra si chiama caregiver, cioè praticamente coloro che hanno il carico di questi pazienti nel gestire specialmente a casa. E qui vengono gestiti in maniera idonea sia per quanto riguarda la struttura dal punto di vista dei letti e tutti i superlettili che noi abbiamo, sia dal punto di vista infermieristico ed anche sanitario. E abbiamo avuto un buon riscontro, questo mi fa piacere, sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista infatti con questo tipo di forma di gratitudine che la gente sul territorio ha nei confronti del nostro ospedale, della nostra struttura e anche di alcuni reparti. Ecco, nella fattispecie la donazione di oggi in cosa si caratterizza? Allora, si caratterizza nel fatto che la ditta Barba ha voluto donare e dare praticamente così un momento di svago a tutti coloro, non tanto magari tanto per la tipologia dei pazienti, ma dei parenti che assistono ai pazienti, perché qui la tipologia è ben diversa rispetto al reparto in acuto, c'è una forma di migliore compliance tra parenti e pazienti, quindi non ci sono orari ristretti nelle visite, quindi possono stare, e la donazione consiste appunto nel far sì che ogni stanza possa avere un televisore, un collegamento con un'antenna centralizzata, in modo tale che, come la medicina, a cui praticamente sono state donate anche dei televisori, e ricordo sempre in questo caso la famiglia Prisco che si è prodigata nella raccolta fondi proprio purtroppo nel momento della tragedia del funerale della signora, dicendo che i soldi che praticamente venivano raccolti dovevano servire per far sì che una miglioria nei confronti del nostro reparto di medicina. Questo ci onora, ci fa capire che lavoriamo bene, che abbiamo una perfetta sincronia sia con la gente che con il territorio, e ci porta a dover pensare che appunto il nostro ospedale deve andare, secondo questa logica, ad un non solo miglioramento dal punto di vista strutturale, ma ingrandimento dal punto di vista di questa tipologia di reparti, perché attenzione, il territorio pure, se noi andiamo a fare un'esamina sul territorio, il territorio è importante, chiede anche questo, chiede la lungodegenza, chiede la riabilitazione che è fondamentale per quanto riguarda un collegamento con il reparto di ortopedia, chiede quindi la lungodegenza con un prosieguo terapeutico della medicina, e ha una fortuna che è quella di poter avere come tipologia di reparto che funziona, questi cavi, i centri di assistenza limitata. Sono Fiore Rocchello, stiamo parlando praticamente di dialisi, di oculistica, di gastroenterologia, mi permetto di mi scuso se mi dimentico qualcosa, e purtroppo ci troviamo a dover ancora una volta difendere, cercare di poter ottenere quello che sono almeno le presenze dal punto di vista dei colleghi, dal punto di vista sanitario, magari in ambito diurno, per quanto riguarda la pediatria.
Mi pare che ha dimenticato il fatto che sono state donate anche le divise. Assolutamente sì. Questa è stata anche una mia mancanza, nel senso che sono state anche donate le divise di personale, sia personale praticamente infermieristico che per quanto riguarda l'assistenza osa OTA, e quindi di conseguenza dico, anche questo a dimostrare sempre che c'è uno stretto collegamento, una stretta vicinanza, affetto nei confronti della nostra struttura, del nostro ospedale, e che quindi i ragazzi, gli infermieri e tutti coloro che sono a stretto contatto, che nel reparto di lungo degenza la figura sanitaria più importante in questo caso è l'infermiere o la OSA, perché sono quelli che sono sempre a stretto contatto vicino al paziente. Dottoressa Socia, lei è la caposala di questi due reparti contigui, anche se distaccati. Un ringraziamento alla ditta Barba che ha voluto fare questa donazione. Sì, di sicuramente ringraziamo la ditta Barba per la donazione delle divise, per il personale tutto, compresa io, perché anche a me è stata donata la divisa. E un grazie da parte dei degenti per la donazione dei televisori, perché i televisori saranno usati per i degenti nelle loro stanze. Donazione che segue quella già fatta, diciamo, dalla famiglia Prisco in medicina. Sì, segue, certo, sulla scia di quello che abbiamo fatto in medicina. Questo, come diceva il dottore Sciarrino, come fatto dire, fatto anche per la lungo degenza. E la prova del nove è che i servizi funzionano e la gente sì, è almeno i nostri, le nostre unità operative funzionano, siamo orgogliosi di dirlo. E spero che continueranno a funzionare. Ci dobbiamo impegnare in tal senso proprio per far sì che tutto questo possa ancor più migliorare. Ovviamente il dottore Sciarrino, oltre ad essere primario di ambedue i reparti di questa unità dipartimentale, così la dicitura, non dimentica di essere anche presidente della commissione sanità a livello consigliare, oltre che capogruppo, e quindi il suo intervento voleva andare anche in questa direzione alla luce di quello che sta succedendo. Assolutamente. Possiamo essere d'accordo su questa dichiarazione? Assolutamente sì. Assolutamente. Vabbè, sì. Questo è sulla dal posto. Mio compito, io parlo. Si viene a rispondere. E allora Mario, come nasce l'idea della donazione? Allora, siamo stati resi consapevoli dell'esigenza che avevano qua all'ospedale Maria Immacolata Lobo di Mussomelli. Appena siamo venuti a conoscenza di questa loro esigenza, ci siamo attivati proprio per la donazione delle divise e dei televisori per le stanze della degenza, anche perché l'ospedale di Mussomeli è sempre da considerare un bene di tutti e per tutti. E allora la donazione in che cosa consiste? La donazione consiste nelle divise. Quante divise? Le divise dovrebbero essere 14 divise per un cambio, quindi il doppio delle divise per gli operatori dell'ospedale medico e paramedico, e delle televisioni per le stanze di degenza. Quante televisioni? Due televisioni.